Ciao regà, come va? Spero bene, la festa della mamma si avvicina e come tutti gli anni mi piace l'idea di darvi un'idea. Ovviamente però ogni volta che voi avete voglia di fragole, no? Perché ovviamente un sapore predominante sarà quello della fragola, ma anche di qualcosa di fresco e da bella stagione, questa torta sarà perfetta, ecco. Su Instagram avevo anticipato che cosa c'era dentro, perché appunto ci sono vari elementi, ma che regalano un equilibrio di sapori e di consistenze pazzesco. Tranquilli, perché comunque è una torta fattibile, come al solito comunque tutto arrosto e niente fumo, nel senso che fate bella figura, però allo stesso tempo non dovete spaccarvi la schiena a fare una torta del genere. Adesso vi spiego dettagliatamente, come al solito, tutti i passaggi. Guardate attentamente questo video e una volta che vorrete fare questa torta c'è la ricetta scritta sul blog, così mentre voi cucinate, no, seguite tutti, no, tutti gli step e sarà molto pratico. Ovviamente partiamo dalla pasta frolla, che sarà il guscio, no, che racchiuderà tutti gli altri sapori divini. Ho qua il cellulare perché ho qua scritte tutte le dosi, insomma gli ingredienti, che così non me ne perdo uno. Bella friabile, profumata con un po' di scorza di limone. Partiamo ovviamente dalla farina e un pochino di amido di mais, che renderà appunto questa frolla ancora più friabile. Io nella frolla so che molti saranno contrari, però ci metto anche un pizzico di lievito, che aiuterà a renderla un pochino più alveolata, però non è obbligatorio. Se non vi piace, it's not a problem, non mettetelo, ok? Zucchero a velo per avere una pasta frolla un pochino più fine al posto dello zucchero semolato, però anche qua, se non volete, mettete lo zucchero semolato. Pizzico di sale, scorza di limone e burro freddo. Cominciamo come al solito, sapete che io la faccio sempre a mano, la frolla, a sfregare bene tutti gli ingredienti tranne l'uovo. E una volta che ottenete una polvere, una sabbia, anzi giusto, è più consono dire, aggiungete l'uovo, impastate ancora per pochissimo tempo, fino a quando insomma tutti gli ingredienti si sono amalgamati, e avvolgetela con della pellicola e lasciatela in frigo a riposare. Adesso io preparerei già la crema sci-boost. Cos'è la crema sci-boost? Oh mio Dio! Somiglia molto alla crema chantilly, ma non è, perché la crema chantilly è un po' rotto, vero? Io l'ho detto anche questa cosa su Instagram. Cambiamo un po' ogni tanto, insomma, poi per queste occasioni cerchiamo di avere una ventata di novità addosso, non facciamo le solite cose che hanno, ripeto, un po' rotto. Questa crema poi è veramente buona, è una nuvola. Pensate ad una crema pasticcera che profumeremo con del limoncello per dargli quel gusto proprio più agrumato che con la fragola. Mamma mia, mi viene ancora l'acquolina. Dopo l'assaggiamo assieme, ovviamente. Abbiamo la meringa all'italiana. Poi comunque, se non vi piace il limoncello, lo potete sostituire con del latte e un po' di scorza di limone, sempre per dargli quel tocco agrumato. Prima dobbiamo mettere in ammollo la gelatina in fogli, che servirà per mantenere una bella corposità alla crema. Comunque teniamola appunto da parte, insomma noi intanto ci portiamo avanti con il resto. Quindi tuorli d'uovo in un pentolino, zucchero, amido di mais, pizzico di sale, mescoliamo, aggiungiamo il latte e portiamo sul fuoco. Quando il composto appunto si addensa come per una classica crema, spegniamo la fiamma, aggiungiamo prima la colla di pesce strizzata e una volta sciolta il limoncello. Poi dobbiamo metterla da parte a temperatura ambiente, però non in frigo. Quindi facciamo la meringa all'italiana. Tra parentesi, potreste sostituirla con la panna montata, comunque se preferite. Però a me questa piace molto. In un pentolino mettete acqua e zucchero e questo composto dovrà arrivare a 118 gradi. Quando però comincia già a bollire, voi montate gli albumi in una ciotola ben pulita, albumi ovviamente senza tracce di tuorlo, e cominciateli a montare a velocità media. Quando il composto avrà raggiunto la temperatura dei 118 gradi, lo versate a filo sugli albumi mentre montano. Se non avete la planetaria, ovviamente vanno benissimo anche le fruste elettriche. E adesso dobbiamo aspettare che il composto, mentre monta, si raffreddi. Toccandolo anche col dito, quando sentite che è freddo, perfetto, inglobiamolo alla crema, magari in due step. Se però la crema nel frattempo si è un pochino, ha fatto dei grumetti, la crema pasticcera intendo, non è un problema. Nel bicchiere di un mixer ad immersione voi frullate appunto la crema per farla risultare di nuovo setosa, tenetela da parte, vedrete che con la gelatina si rassoderà molto bene. Adesso è ora di formare la nostra crostata, quindi ovviamente dovrete prendere la pasta frolla, stenderla abbastanza sottilmente come si fa di solito e foderare uno stampo, il mio era da 24 cm, magari prima imburrato e oleato con carta forno per evitare poi che si attacchi. Bucherellate il fondo e tenetelo in frigo un attimo. Dobbiamo preparare la crema frangipane, che si fa in 5
5 minuti. Burro morbido in una ciotola, assieme allo zucchero sbattiamo bene. Quando il composto risulta chiaro e spumoso, aggiungiamo le uova a temperatura ambiente. Io le ho sbattute un po', ma va bene anche se ne aggiungete una alla volta. E poi farina di mandorle. Per dare questo frangipane un pochino più di freschezza, senza però nascondere il sapore della mandorla, io aggiungo un po' di succo di limone, 4 cucchiai, e poi per mantenere una certa corposità della crema, visto che abbiamo aggiunto anche del liquido, dobbiamo aggiungere anche un cucchiaino raso di maizena. Finiamo di amalgamare e ci siamo. Prendiamo lo stampo che ho prima messo in frigo, ci mettiamo sulla base un pochino di confettura di fragole, che io personalmente ho setacciato, ma volendo potete anche non fare. Sopra, meglio se con una sac à poche, ci ho messo la crema frangipane, e a questo punto andiamo in forno, 170 gradi per circa 40 minuti, forno statico, ripiano centrale, facciamo raffreddare poi completamente. Siamo arrivati quasi alla fine, dobbiamo preparare semplicemente una salsa di fragole da mettere sopra, ma se non volete fare questo passaggio, anche della confettura setacciata magari andrà benissimo, quindi potete sostituirla così. Comunque, se volete fare anche voi la salsa di fragole fresche, basterà mettere in un pentolino le fragole tagliate a pezzi, un po' di zucchero, un po' di succo di limone, diamo una bella saltatina, e quando insomma il composto dopo 7-8 minuti risulta abbastanza così ristretto, dovremo setacciare le fragole e ottenere una bella salsa che poi verrà un pochino più addensata grazie a una miscela fatta con un cucchiaino di amido di mais e 2 cucchiaini di acqua, che aggiungeremo ovviamente al composto mentre bolle, si rapprenderà e poi teniamo da parte fino al completo raffreddamento. Per assemblare la torta ovviamente dovrete sformarla, metterla su un bel piatto da portata, ci mettiamo sopra questa salsa che abbiamo ottenuto. Guardate, la consistenza deve essere abbastanza densa, non troppo liquida, la crema shibust in una sac à poche. Ho fatto questa decorazione perché secondo me è quella più consona da fare per una crema così spumosa, senza usare troppe bocchette strane, quindi ci facciamo questi cerchi che alterniamo poi con delle fragole che ho selezionato, delle fragole più o meno della stessa grandezza, piuttosto piccole, tagliate a metà, disposte in questo modo. E attorno, vedete, è proprio un po' variegata, c'è un po' di crema, un po' di fragole, poi un altro cerchio con la crema, poi un altro cerchio con la fragola, e basta, insomma. Poi la torta è finita, bisognerà metterla in frigo a rassodare almeno per 2-3 ore e poi è pronta per essere gustata questa qua, la torta. Io non ci metterei altro, però se volete decorarla con dei fiori, qualcosa, insomma, dei fiori eduli, quello che vi piace, insomma, anche in base ai gusti di vostra mamma, ecco. Allora, spero che mi sentiate bene, questo è l'interno, ve lo faccio vedere, quindi abbiamo detto frolla, confettura sotto, vedete che poi c'è questo frangipane che, ripeto, la consistenza è piuttosto, non è, cioè vedete com'è, sembra quasi un marzapane però meno mandorlato, non è pesante, è piuttosto delicato. La salsa di fragole fresche, la crema shibust e le fragole così, ecco qua, bella cremosa. Sopra addirittura, cioè è soffice proprio la crema così. Ecco, oddio, che mi cade tutto. Ok, salvata. Guardate che meraviglia. Ecco, cioè, io non so veramente quanto so goffo. Divinissima, ragazzi, non divina. Non racconto più altro perché l'ho già detto, ho già detto quanto è buona, le consistenze all'inizio del video. Io mi auguro come sempre che questa ricetta la facciate, se la provate a fare io sono solo felice. Se mi taggate su Instagram o su Facebook, poi su Instagram trovate anche altre ricette che qua su YouTube magari non propongo, quelle super rapide. Con questa torta qua le vostre mamme non avranno più bisogno di altro, saranno super felici. Altri due video qua, se non li avete ancora visti, iscrivetevi al canale e attivando la campanella delle notifiche rimanete sempre aggiornati sui contenuti. Invece qua sotto il collegamento per andare, come vi dicevo all'inizio del video, sul blog per la ricetta scritta. Auguri a tutte le mamme e ovviamente anche alla mia mammina. Ci vediamo, ragazzi, prestissimo nel prossimo video.